associazioni civili, religiose, militari intervenute. E siamo qua oggi a ricordare, a commemorare l'eccidio di Vittorio Paponi, avvenuto in periodo che va dal 14 al 16 dicembre del 1944. Abbiamo piacere oggi di accogliere tra di noi anche una delegazione del comune di Vastalla, che fu la città natale del Don Pietro De Carli, uno dei due preti deceduti in quel tragico evento. Quindi non bisogna mai perdere di vista e mai dimenticare questi fatti che hanno riguardato il nostro territorio, ma che hanno riguardato un pochettino tutta la popolazione durante il periodo del conflitto. Quindi è un momento sicuramente per ricordare e per non dimenticare affinché questi fatti si abbiano più a verificare, posto che ribadisco, la follia dell'uomo è sempre dietro l'angolo e in certi contesti, per essere pure giustificata, può esplodere in tutta la sua brutalità. Cedo la parola al sindaco di Vastalla. Si sono sobbarcati 4 ore per ricordare appunto questo momento e io li ringrazio nuovamente a nome di tutta la comunità. Sono io che ringrazio l'opportunità che ci è stata data di onorare qui oggi un cittadino nato a Vastalla, dimenticato per tanti anni. Devo dire che grazie all'ANPI di Reggio Emilia e di Vastalla, oggi finalmente siamo qui a rendere onore a una vittima guastallese di una strage così efferata. Onore, ma soprattutto memoria che deve rimanere negli animi, soprattutto dei giovani, che devono ricordare queste cose. Forse abbiamo a volte trascurato queste cose in questi anni, che vanno riscoperte e vanno rivalorizzate, perché attorno a questi valori, questi combattenti, queste persone che hanno dato la loro vita, si possa ricostruire una comunità nazionale che vada per riscoprire questi valori, che facciano tesoro per noi e per le future generazioni. Grazie. Il presidente dell'ABI di Reggio Emilia, che è venuto con noi e che è un testimone dell'epoca. Sì, io vengo un po' da lontano, no? Ho vissuto l'epoca da partigiano del 44 e oggi siamo venuti qui, come diceva giustamente il sindaco di Vastalla, per commemorare questi caduti. Ma siamo venuti anche perché nella nostra montagna, un giorno che era il 20 marzo del 44, la divisione Göring tedesca, accompagnata naturalmente con un battaglione di fascisti della nostra provincia, circondò un paesino della nostra montagna che è sui 900 metri d'altezza, e c'era anche la neve ancora nonostante che era in marzo. Circondarono questo paese, lo incendiarono, riunirono 24 abitanti in un'aia, compreso il Don Pigozzi, il parroco di quel paese lì, e li mitragliarono. Li mitragliarono, rimasero lì nella neve, insanguinati, e perciò è una specie di gemellaggio con questo paese. Lì, al pieno di là, da un torrente, ne avevano uccisi altri 160 il giorno prima. Proprio dei macellai che andavano nei paesi a seminare questo orrore. Noi abbiamo resistito e di recente sono venuti delegazioni di giovani tedeschi per capire i delitti che hanno fatto i loro nonni e i loro padri, e hanno lasciato una lapide a ricordo, proprio perché per significare che le generazioni che verranno non dovranno più macchiarsi di tali errori. Ecco, la ragione perché siamo qui oggi noi è anche per questo. Faremo insieme agli amministratori di Vastalla e l'ANPI di Vastalla anche manifestazioni per ricordare questo sacerdote, come ricordiamo ogni anno il nostro prete di Cervarola assieme ai suoi abitanti. Vi dirò anche che abbiamo avuto anche la soddisfazione, sia pure tardivamente, di portare a processo a Verona, proprio grazie all'impegno che ha avuto l'ANPI insieme all'amministrazione comunale di Villa Minozzo, di portare a Verona questi criminali nazisti che dove vivono ancora, che sono in pensione,
che sono venuti per anni in Italia a fare villeggiatura, a mangiare i nostri cibi, bere la nostra acqua e i nostri vini, e li hanno condannati all'ergastolo. E questo per noi è un grande successo, non perché vogliamo delle vendette, ma perché almeno i libri di storia, nel tempo, negli anni che verranno, sappiano ciò che l'uomo, animato da dittatura, da principi criminali, riesce a fare cose di questo genere, uccidendo bambini, vecchi, innocenti e sacerdoti. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebrare l'Eucaristia significa dire grazie, ringraziare per tutti i benefici che il Signore ci dà, per quelli che viviamo concretamente nella nostra giornata, ma anche per quelli che abbiamo ricevuto da coloro che per esempio hanno vissuto prima di noi e, come nel caso di oggi, hanno dato la vita perché l'uomo sia più giusto, perché il mondo sia migliore, perché la libertà sia per tutti. Ecco, noi oggi siamo qui e siamo venuti volentieri qui proprio a dire grazie al Signore e in particolare ricordando Don Pietro e Carli, nostro concittadino, ma anche per ricordare l'altro sacerdote e tutte le persone che in questo paese hanno dato la vita, vittime di questa barbarie, così che ha sicuramente portato tanta sofferenza proprio nelle vostre case e tra le persone che avete amato. Ecco, diciamo grazie al Signore per il sacrificio della vita di questi nostri fratelli e chiediamo con umiltà perdono dei nostri peccati, soprattutto per tutte le volte che ci dimentichiamo che ciò che conta di più è condividere ed è amare.